quando questa madre ha dato alla luce un figlio dopo diversi aborti spontanei, si è sentita al settimo cielo, anche se il suo bambino era diverso dagli altri neonati. Il povero Ellie è stato chiamato il ragazzo scimmia per anni, ma dopo l'intervento di migliaia di persone che gli volevano bene, oggi è completamente diverso. La mamma di Ellie era una donna comune del Ruanda. In molte culture africane, avere dei figli è considerata una delle benedizioni più grandi che si possano avere. Questa donna aveva cercato a lungo di concepire, ma il dono della maternità le sfuggiva continuamente. Almeno 5 volte è rimasta incinta, ma ha perso i bambini a causa di molti aborti spontanei. Ogni volta che passava attraverso questo tormento, perdeva un poco di speranza. Stava per arrendersi quando si rese conto che era di nuovo incinta. Dato il suo passato, attese 9 mesi di gravidanza con un insopportabile senso di angoscia. Con il passare delle settimane ha permesso a qualche scintilla di speranza di crescere nel suo cuore. Finalmente anche lei sarebbe diventata madre. Un bambino avrebbe riempito la sua vita di gioia, ma avrebbe anche cambiato radicalmente il suo status sociale nella comunità. O almeno questo è ciò che si aspettava e sperava. Sapeva poco delle sfide e delle difficoltà che l'avrebbero attesa. Quando alla fine nacque il figlio nel 1999, lei lo accolse con gratitudine e felicità. Era così eccitata di tenerlo per la prima volta. Il suo bambino era un po' più piccolo del previsto, ma era comunque grata di averlo. Ai suoi occhi era la cosa più bella che avesse mai visto e sentì un amore istantaneo per quel bambino. Fin dall'inizio era chiaro che Zanziman Ellie non era un bambino ordinario. Anche se sembrava abbastanza sano, era evidente che non si stava sviluppando al ritmo degli altri bambini. Aveva una capacità mentale inferiore rispetto a quella prevista per la sua età, ma anche caratteristiche fisiche straordinarie. Alcune persone descrivevano apertamente le sue caratteristiche come strane o anomale, e questo avveniva proprio di fronte alla madre. In realtà, la gente del villaggio dove è cresciuto Ellie non ha mostrato alcuna compassione o simpatia per questo duo madre e figlio. Per loro, questo è stato l'inizio di quasi una vita intera di derisione e sofferenza. Prima di tutto, questa famiglia ha dovuto elaborare la perdita di un padre e marito. Infatti, il padre di Ellie è morto quando il figlio era ancora un neonato. La madre single si è trovata senza reddito o mezzi di sostentamento. Eppure doveva cercare di mettere il cibo sulla tavola e occuparsi del figlio che chiaramente aveva bisogni speciali. Nel frattempo, nessuno nel villaggio era disposto ad aiutare. Questa madre è stata lasciata a se stessa per prendersi cura del figlio. Ad Ellie fu infine diagnosticata una condizione nota come microcefalia. Quando un bambino nasce con questa condizione, ha una testa più piccola del normale, che sembra troppo piccola per la taglia del corpo. Man mano che il bambino cresce, questo squilibrio diventa ancora più evidente. La condizione può essere causata da vari motivi, come l'esposizione a determinati virus, fattori ambientali e sociali come la malnutrizione e sostanze chimiche e tossiche nell'aria. Tra le caratteristiche aggiuntive ci sono deformità facciali, disturbi uditivi e del linguaggio, così come abilità cognitive ridotte. Specialmente nelle comunità dove la comprensione delle condizioni mediche e genetiche è limitata, la gente può reagire con sospetto e spesso crudeltà. Ellie fu presto soprannominato Mowgli della vita reale, perché le sue caratteristiche facciali lo facevano sembrare un ragazzino scimmia. Al momento della sua nascita, Mowgli e Tarzan erano film popolari e il mondo era affascinato dalle storie di ragazzi cresciuti dagli animali che vivono nella giungla. Tuttavia, quando si trattava di Ellie, la reazione era molto diversa. Invece di essere ammirato, fu trattato con disgusto e disprezzo. Inoltre, Ellie non ha mai sviluppato il linguaggio e quindi non è mai stato in grado di esprimersi. Aveva anche difficoltà uditive che rendevano la sua vita ancora più difficile. Non c'era modo per lui di difendersi quando i bambini del villaggio lo prendevano in giro o lo bullizzavano senza pietà. A volte lo spingevano su un albero per prendere in giro il bambino scimmia. Nonostante tutti i suoi problemi e difficoltà, Ellie rimaneva ancora la risposta alle preghiere di sua madre, che sapeva che avrebbe fatto tutto il possibile per proteggere il figlio. La sua missione nella vita era proteggere quel bambino dal ridicolo e dal bullismo della gente del posto. Per questo motivo trascorrevano gran parte del loro tempo nella giungla del Ruanda, nascondendo il figlio dai commenti offensivi e dalle parole dolorose dei villaggi. Alcuni giorni,
Ellie scompariva nella giungla e trascorreva felicemente il tempo tutto da solo, lontano dal bullismo e dalle prese in giro. Poco prima del tramonto, sua madre lo cercava e lo portava a casa per una cena calda e un bagno. Nonostante Ellie avesse un'abilità cognitiva ridotta, sua madre avrebbe voluto che frequentasse almeno qualche tipo di scuola. Ottenere un'istruzione di base avrebbe dato a suo figlio un vantaggio per avere una vita un po' più facile quando si trattava di navigare nella società. Tuttavia il bullismo rendeva questo sogno quasi impossibile. Le persone andavano persino così lontano da inseguire il ragazzo nel villaggio. Anche se sua madre si avvicinava a molte scuole, il figlio veniva respinto poiché le istituzioni non avevano la conoscenza o la capacità di insegnare a bambini con bisogni speciali. Essere stato diagnosticato con la microcefalia ha reso questo ragazzo un fuggitivo per oltre 20 anni. Lui e sua madre hanno dovuto vivere una vita isolata a causa dell'ignoranza della loro comunità. Se non fosse stato per l'esposizione sui social media, il ragazzo sarebbe potuto semplicemente morire nella giungla del Ruanda. Fortunatamente, in questo caso, internet è stato utilizzato in modo molto positivo. Per una volta, la miseria di una famiglia è stata esposta per fornire speranza e assistenza da fonti improbabili. Quando la storia di Ellie è diventata virale, il mondo si è trovato di fronte ad una situazione unica, ma disperata. In un'intervista, la madre single ha rivelato di non avere alcun supporto finanziario o mezzo di sostentamento. La situazione era diventata così disperata che Ellie, a volte, mangiava erba nella foresta per cercare di sopravvivere. Fu allora che venne lanciata un'iniziativa di crowdfunding. Fu un appello all'azione per le persone con sufficienti risorse per aiutare questa famiglia disperata a migliorare le loro vite. C'erano giorni in cui la mamma di Ellie si sentiva travolta da tutto ciò, ma all'improvviso le venne data una seconda possibilità. Zanziman Ellie stava per intraprendere un nuovo ed emozionante viaggio. La famiglia sarebbe stata trasferita in una nuova città dove, per la prima volta nella sua vita, avrebbe incontrato altri bambini con disabilità simili. Il viaggio in macchina è stata un'esperienza straordinaria per Ellie, che ha spinto la testa fuori dal finestrino in modo eccitato. Il vento sul suo volto portava una quantità enorme di gioia a questo ragazzo dal pensiero semplice. All'età di 22 anni, Ellie aveva la sua prima possibilità di andare a scuola. È stato iscritto al centro comunitario Ubumwe a Gisenyi, in Ruanda, che si occupava dell'educazione per bambini con difficoltà di apprendimento. Mentre molti bambini in tutto il mondo sono spesso restii e pigri nell'andare a scuola, lui era entusiasta di iniziare a imparare. Questa non era la fine degli interventi che avrebbero cambiato la vita di Ellie e di sua madre. Per la prima volta nella sua vita, sua madre ha avuto una casa adeguata e finalmente si è sentita al sicuro con un tetto sopra la testa. Essere sistemati in una casa con 3 camere da letto, costruita da benefattori, ha fornito un'alternativa alla giungla e alla vita di povertà estrema. Ma ciò che stava per accadere a suo figlio sarebbe stato ancora più sorprendente. Ellie ha ricevuto una trasformazione totale da cima a fondo. I fondi raccolti hanno permesso di ottenere un nuovo tipo di uniforme scolastica su misura per Ellie, che lo ha reso particolarmente bello. Per la prima volta nella sua vita, qualcosa è stato fatto su misura per lui. Finalmente si è sentito speciale e amato. Il ragazzo, che era solito essere un reietto, divenne una sorta di celebrità in Ruanda. Improvvisamente le persone volevano farsi fotografare con lui e stringergli la mano. Se in passato era stato respinto, le persone ora volevano essere associate a lui e alla madre. Anche sua madre venne riconosciuta per il suo continuo sostegno e protezione del figlio nel corso degli anni e ammirata profondamente per non aver mai perso la speranza. Le fotografie di un giovane Ellie coperto di terra ed erba sono diventate virali, ma le immagini in cui appare ora sono ancora più sorprendenti. Oggi è difficile immaginare che questo bell'uomo fosse il ragazzo scimmia. Si integra perfettamente nella società e sembra perfettamente curato. Va ancora a scuola e indossa persino un abito che lo fa sembrare molto sofisticato. Sua madre è orgogliosa di lui e per la prima volta nella sua vita anche il resto del mondo lo è. Una storia incredibile, eh? Avevate mai sentito parlare di Zanziman Ellie prima d'ora? Ditecelo nei commenti.